Sono cominciate nel pomeriggio di ieri, con una messa tenutasi nella chiesa di San Nicola, le celebrazioni per la 102esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato a Squillace Lido. La manifestazione è stata organizzata dall'Ufficio Diocesano Migrantes in collaborazione con il Circolo Parrocchiale di Squillace Lido, la Fondazione Città Solidale Ollus, le associazioni di volontariato, la Rete e Spazio Aperto, la Cooperativa Sociale Tra Cielo e Terra ed altre organizzazioni della provincia, le quali hanno voluto riunire residenti ed immigrati del luogo in un'unica fiaccolata, presieduta da Monsignor Vincenzo Bertolone, che ha parlato di accoglienza come un gesto di misericordia cristiana, nel segno del Giubileo della Misericordia, appunto. Figli dello stesso Padre, che al di là del colore, del censo, dello Stato, della nazione, abbiamo un Dio verso il quale camminiamo, chi in una maniera e chi in un'altra. E allora il riscoprire il vero valore della fraternità, del sentirsi figli dello stesso Padre, peccatori, chi è peccatore ha bisogno di misericordia. Allora ci accomuna la misericordia e la fraternità. Questa riflessione che ogni anno la Chiesa offre perché vuole far interiorizzare a tutti gli uomini, ma in particolare ai credenti, ai cristiani e ai cattolici, di superare paure, di superare pregiudizi, preoccupazioni. E come noi siamo stati un popolo errante e molti italiani sono fuori e desideriamo che siano accolti, anche noi usiamo lo stesso criterio umano, ma in quanto credenti deve essere sublimato da quell'amore che viene da Cristo e che ci fa fare le azioni solo per amore.